siamo partiti dal sequestro di un campione di stupefacente che arrivava dalla Spagna tramite corriere, quindi parliamo di trasporto su gomma, quindi l'ultima parte della filiera internazionale di un traffico transnazionale è arrivata nelle nostre terre. E qua è partita l'investigazione per ricostruire quelle che erano le dinamiche dello spaccio nella città di Trani, nella città di Biceglie e in alcuni centri limitrofi del Barese, e che non si limitava quindi alla vendita al dettaglio, ma anche al rifornimento di ulteriori piazze di spaccio. Nei prossimi giorni, quando interverrà la riforma Nordio, che ha introdotto fattori di complicazione mai prima immaginati neppure, questo significherà che dovremo dedicare ulteriori risorse anche agli adempimenti, quelli che si rendono ad esempio non reperibili nel primo periodo di esecuzione della misura cautelare dovranno essere cercati prima, perché invitati a rendere l'interrogatorio. E così si dovrà attendere ad una lunga fase di contraddittorio che diventerà nei fatti lunga fin tanto che poi il giudice potrà adottare la misura cautelare. E non è che ha ricevuto l'invito a rendere l'interrogatorio per chiarire la posizione all'interno del procedimento, l'attività di spaccio nel frattempo viene interrotta. Viene considerata un'industria criminale e quindi deve continuare. Ovviamente questo rallenterà e avrà degli effetti sulla sicurezza abbastanza pesanti.